La verità all'Aquila non si va a dire. Questo è il diktat imposto da Guido Bertolaso ad Enzo Boschi il 9 aprile 2009, tre giorni dopo la scossa di magnitudo 6.3 della scala Richter, quando i soccorritori ancora stavano scavando tra le macerie per estrarre i corpi ormai senza vita delle vittime aquilane. La notizia è trapelata sotto forma di un'intercettazione telefonica riportata da Repubblica.it, avvenuto appunto dopo la scossa di terremoto tra Bertolaso ed Enzo Boschi, appena condannato a 6 anni insieme agli altri membri della Commissione Grandi Rischi. Pronto? Ciao Guido. Ah, dimmi Guido. Allora, ci sono un po' di ritardi che Berlusconi purtroppo qua sta tenendo dolce, però te lo mando fra poco, quindi aspettate un pochettino. Non c'è problema. Ascoltami, ti devo dire un'altra cosa. Mi hanno chiesto, ci saranno repliche scorse come quella ieri? Ho detto, guardate signori, è inutile che mi fate queste domande, perché noi ci rifacciamo a quello che decide la comunità scientifica, quella vera. Oggi pomeriggio ci sarà la riunione all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della Grandi Rischi. Quindi io ho detto loro che la riunione di oggi è finalizzata a questo, quindi è ovvio che la verità, la vera motivazione non la si dice. Quindi alla fine poi fate un vostro comunicato stampa, no? Con le solite cose che potete dire su questo argomento, delle possibili repliche, e non si parla della vera ragione della riunione, va bene? Sì, ma scusa Guido, probabilmente c'è un po' di confusione dovuta a me, sicuramente. La vera scopo della riunione è questa, cioè capire come si sta evolvendo la zona, non è che abbiamo in mente tragedie o altro. Va bene, ma tu quando avete finito mi chiami te e mi dici come quello che mi siete detti, Sì, ma stai tranquillo, poi c'è anche Michele. Però ti posso assicurare che il nostro è un atteggiamento estremamente cooperativo, non vogliamo... Ma lo so bene, ma ti sto dicendo, poi... Comunque la conferenza stampa non la faccio più, ho deciso. No, fate un comunicato stampa. Un comunicato stampa che prima sottoponiamo la conferenza. Va bene, ok, grazie. Ok, stai tranquillo Guido, ti abbraccio, ciao. Complimenti, ciao. Grazie. Quale verità all'Aquila non andava detta non è ancora chiaro. Forse agli aquilani non andava detta la vera intensità del sisma. Forse qualche altro tipo di informazione che si ha conoscenza della popolazione avrebbe creato più panico di quello che già regnava in quel che rimaneva della città. Bertolaso continua la chiamata dicendo che alla fine della riunione si sarebbe fatto un comunicato stampa e che non si sarebbe detto la vera ragione della riunione. La vera ragione, esatto, ma quale fosse questa vera ragione ancora non è trapelato. L'unica certezza è che sulla situazione che ruota intorno al terremoto dell'Aquila, che ruota intorno al sistema protezione civile ancora a distanza di 3 anni e più, non emergono tutti i retroscena che ci sono stati.